lasciala qui, lasciala qui. E non qui. Ci sono tutti i pezzi? Sì, sono lì, quelli che vengono per terra. Cosa fare con il velocissimo Gaetano Vittorio? Poi così scende. È una gran bella legnata. Prima che entrassi nell'inquadratura avevo già impattato sull'asfalto con tutto il fianco destro, casco compreso. Sono stato disarcionato dalla moto senza che me ne rendessi minimamente conto e in piena accelerazione di terza marcia a una velocità stimata di circa 70 km/h. Doppio zero in campionato, ma se devo essere sincero, l'importante è che non mi sono fatto praticamente niente a parte una piccola botta al piede destro, ma sono già in via di guarigione. Ma che cosa è successo? Bella domanda. O si tratta di un eyesight o si tratta di un guasto meccanico. Quello che è rilevante ora però è analizzare il perno del forcellone che si è spezzato dopo la caduta. Siamo abituati a vedere questi perni di forcelloni così grossi che mai si potrebbe pensare che si spezzano specialmente con una pit bike. Eppure, parlando dell'accaduto con altri piloti del paddock, ho capito che non è per niente una rarità. Se si pensa alle decine di migliaia di sollecitazioni che il perno forcellone deve sopportare tra accelerazioni, staccate, tiri catena, cadute, variazioni dell'interasse, rotazioni delle moto, può succedere che anche lui ceda. Il forcellone inoltre, ruotando di 90 gradi e creando quell'effetto scenico di moto devastata, ha spezzato anche il piede del monoammortizzatore. Molti mi chiedono come è presa la pit nuova. Beh, come si può vedere dalle immagini, non si tratta della Scarabelli, ma di una pit Omevo, non mia, ma di proprietà del team di cui faccio parte per questa stagione. Su questo però non voglio aggiungere altro, perché è in programma un video che spiegherà dalla A alla Z come affrontare un campionato di pit bike. Detto questo, possiamo andare a vedere la pista. A Pomposa ci sono due circuiti asfaltati, il kartodromo e l'autodromo. Le gare del 2021 del CNV si svolgono sull'autodromo, che ha due versioni differenti, 1600 metri e 1200 metri. 1600 è la pista completa, in cui il rettilineo è di 430 metri, con una velocità di innesto già elevata. A mio avviso, e ripeto secondo me, questa versione della pista non ha nulla a che vedere con le ruote basse. I rapporti devono essere dimensionati solo per il lunghissimo rettilineo, altrimenti devasti subito il motore. E quindi dopo devi adattarti a questi rapporti nelle curve. Molto più divertente invece è la versione 1200, in cui si porta il rettilineo a 250 metri e con una curva di innesto molto più lenta. La direzione gara, per fortuna, per le pit bike ha scelto il tracciato ridotto con queste curve. Per tutto il weekend ho avuto grossi problemi a settare la moto. Sull'anteriore non riuscivo a impostare bene le curve e al posteriore avevo problemi di slittamento, specialmente alla curva 6, dove se piegavo anche mezzo grado in più rispetto al dovuto mi partiva sicuro. E questo lo reputo strano perché la pista di per sé ha un ottimo grip, ma c'è stata per esempio la curva 5 che ha fatto strage di A-side durante il weekend. È una curva particolare, poco gommata, perché usata solo dalle pit bike e soprattutto soggetta ad apertura anticipata del gas per non farsi sorpassare sul rettilineo. Se c'è qualche pilota del CNV che ha corso a Pomposa con qualsiasi mezzo, mi piacerebbe avere anche la sua opinione sul grip di determinate curve. Magari un confronto sui commenti di questo video potrebbe essere d'aiuto a tutti. Io invece sono caduto tra la 2 e la 3, ma sinceramente ho visto ben poche cadute in questo punto. Per una serie di motivi, specialmente fisici, non ho preso parte a gara 2 e ho visto la mia categoria gareggiare mentre io osservavo da spettatore. Sicuramente un po' di sconforto, ma nel contempo pensavo... tanta roba.
Vederle da fuori è veramente emozionante e si vedono di quelle bagarre da paura. Quindi l'invito, norme Covid permettendo, è quello di partecipare da spettatore ai campionati delle ruote basse, 12 pollici, CNV, Motorsport, o se la normativa non lo permette, di seguire in diretta le gare sui canali Facebook o YouTube. Per terminare, volevo complimentarmi con due persone. Angelo Costantini, che nella pit bike over ha fatto pole position e vinto due gare, e Stefano Cristin, un mio compagno di team, che qui a Pomposa ha vinto la sua prima gara facendo anche la pole position. Cosa aggiungere? Ci vediamo l'11 e il 12 settembre, sempre a Pomposa, per l'ultima tappa di campionato, sperando che stavolta vada meglio. Ciao, biker!